È un zombie che non si è mai arreso alla sua vita da zombie, alla sua natura da zombie. R in realtà vuole, è già uno zombie di per sé, già all'inizio, da quando lo conosciamo, è già uno zombie diverso da tutti gli altri, perché è alla continua ricerca del suo passato. Lui si chiede, lui non ha perso quella curiosità tipica dell'uomo, dell'uomo umano, non ha perso quella voglia di andare ad esplorare, a scoprire, quella voglia di domandarsi ma perché succede questo, ma perché questo è così, perché io sono diventato così, che cos'ero prima, dove è andato a finire il me di prima. R è uno zombie che ci racconta le sue giornate monotone, e quello che fa, i suoi passatempi, come è organizzata la società degli zombie. E hanno una loro legge, se vogliamo, che è dettata dagli ossuti. Gli ossuti sono un po' i capi supremi, tra virgolette, e sono anche delle figure orribili. Gli zombie possono sposarsi, vengono accoppiati ad una donna o comunque la scelgono quando sentono, non so, che tipo di attrazione, perché in realtà il loro cuore non è un cuore ancora funzionante, però avvertono qualche cosa. E poi gli vengono affidati alle coppie dei bambini, e quindi diventano anche genitori gli zombie. Però è tutto un loro modo di riproporre la vita umana, la vita che hanno perduto, quindi di continuare a viverla, e che è spiazzante. Cioè, questa secondo me è una trovata geniale, ed ecco perché non sono gli zoo, non è una storia di uno zombie che va ad innamorarsi di un'umana, perché è la storia di uno zombie e insieme a lui tanti altri zombie che non accettano, che rifiutano la condizione di zombie. Ci sono cascati, ci sono diventati per causa di qualcosa che non ci viene spiegato nel libro, ma che è facilmente intuibile, che noi, in base anche a come viviamo noi oggi, la quotidianità, la modernità, la nostra vita, possiamo benissimo capire, non ci è difficile. Ci sono diventati zombie, ma non lo vogliono essere, non vogliono essere zombie, vogliono ritornare a provare qualcosa, a provare quegli stati dell'essere che gli uomini, che gli umani chiamano sentimenti, emozioni. E ci riescono grazie a che cosa? Grazie all'unica vera legge che governa e che muove tutto quanto il cosmo, tutto quanto l'universo, tutto quanto ciò che esiste. Che visibile o invisibile non importa, ma che esiste: l'amore. Ecco qual è il vero insegnamento di Isaac Merion: che l'amore, di fronte a situazioni, di fronte a realtà che sembrano non prevedere alcun tipo di soluzione, sembrano darti per spacciato. No, ci sta l'amore che vince sempre, ci sta l'amore che porta la sua luce e riesce a farla filtrare, riesce a bucare anche lo strato più spesso, lo strato più denso e pastoso di tenebre, anche quello più fitto ci riesce, perché l'amore può tutto. E l'amore come insegnamento arriva solo alla fine del libro. Durante tutto il libro noi non troveremo scene, voi non leggerete scene che alla fine come in altri libri è successo, finiscono per diventare pateticamente smielate, pateticamente edulcorate di questa coppia di umana e creatura soprannaturale che stanno lì a corteggiarsi, a contemplarsi, a desiderarsi, a instaurare una tensione sessuale di quelle sfrigolanti, di quelle appunto da formicolio. No, niente di tutto questo. Zombie. R è tenerissimo. R nel suo modo di corteggiare Julie, che è un modo imbranato perché non ricorda come si fa a corteggiare, nel senso come si fa a corteggiare passo per passo, un po' accelerare i tempi, un po' lui è spontaneo. Ecco una cosa che per esempio noi abbiamo perso noi umani: la spontaneità, il modo di comunicare diretto. R è diretto. Quando lui va a trovarla, si fa tutto un percorso, vi dico soltanto questa cosa, si fa tutto un percorso dall'aeroporto fino allo stadio dove Julie è nascosta, vive insieme alla sua comunità di umani. Quando Julie se lo ritrova sotto il balcone e gli chiede: R, che ci fai qui? Sei tu? Come hai fatto a raggiungermi? Ma soprattutto perché sei venuto? R molto semplicemente gli dice la verità, gli dice: perché volevo venirti a fare visita, volevo vederti, perché ti volevo, mi mancavi.
una verità del genere, che è una proprio spicciola, è essenziale, una sincerità anzi del genere, che è spicciola, scusate, è essenziale, a noi manca, noi la stiamo perdendo, stiamo diventando delle persone povere di sincerità, non perché non sappiamo più esserlo, non vogliamo più esserlo, ma perché ci stiamo dimenticando di quanto sia importante essere sinceri. E gli zombie che hanno perso la vita, proprio per questo, perché sono, perché secondo me questa è la causa, e questo il significato dietro a tutto il romanzo. Gli zombie sono tutti coloro che nella vita di tutti i giorni hanno pian piano dimenticato quali sono, quali fossero, scusate, i valori veri, quali fossero le scelte importanti da fare per diventare, per assecondare i propri sogni, per assecondare le proprie aspirazioni, per assecondare il proprio io interiore, che hanno dimenticato mano a mano quanto fossero importanti le relazioni con gli altri, il rapporto umano, quanto fosse importante l'ascolto, la disponibilità, la solidarietà, la reciproca collaborazione, l'unione, la fraternità, tutto quello che esiste di positivo nel mondo, che se lo sono dimenticati e che quindi piano piano sono andati a morire. Sono andati per decomporsi, il cuore ha smesso di pompare perché non aveva, nemmeno il sangue era più pieno di questi sentimenti, di queste emozioni, no? Quindi si stava proprio inaridendo tutto, si stava seccando tutto e sono andati a morire, sono diventati zombie. E chi sopravvive? Come Julie, che è una ragazza che spera, la speranza che permette di superare qualsiasi tipo di ostacolo, anche il più insormontabile, anche il più difficile da superare. Chi sopravvive e chi non dimentica, e chi resta attaccato a questi valori, chi resta attaccato a questa positività. Ed è quindi questa, secondo me, la grande metafora, il grande significato illuminante, davvero. Scritto poi in un modo, questo romanzo superbo, magistrale, non è un linguaggio, non è una scrittura che non ha voglia di comunicare niente, non è una scrittura che vibra, è una scrittura che è piena di linguaggi, piena di dialoghi geniali, e tutto rispetto. La filosofia, non lo so, la filosofia dell'intreccio narrativo, la filosofia tutto rispetta le intenzioni, ecco, diciamo così, tutto rispetta le intenzioni dell'autore. L'intenzione dell'autore era questo, quello di dire: gente, prima di diventare zombie avete tempo ancora, se volete, di svegliarvi, di sperare, di credere nell'amore, di combattere per l'amore e di vivere in un mondo migliore. Secondo me è questo, io questo ho percepito e questo mi sento di condividere con voi molto sinceramente. Ok, 19 minuti, questa video recensione è troppo lunga, mamma mia, mi sa che dovrò dividerla in due parti, però sono stata contenta perché vi ho detto tutto o quantomeno moltissimo di quello che avevo voglia di dirvi riguardo a Warm Bodies. Mi rimane soltanto una cosa adesso da comunicarvi, da dirvi, e ve la dico con tutto il mio cuore umano ancora pulsante, ancora voglioso di innamorarsi della vita, di credere nella vita, di credere nella sua bellezza sconfinata che ci circonda dappertutto, ci inebria e ha il potere di rivoluzionare le nostre giornate, di rivoluzionare il nostro spirito, di rivoluzionare il nostro umore, di rivoluzionare tutto. L'ultima cosa che mi resta da dire è che dovete leggere Warm Bodies, quindi correte in libreria e andate a comprarlo e poi fatemi sapere che cosa ve ne è parso, se avete ricevuto le stesse emozioni, le stesse travolgenti emozioni e anche commoventi, perché io mi sono commossa tantissimo, ma ho sorriso, ma ho proprio respirato finalmente le pagine di uno di quei romanzi che volevo tanto leggere, che desideravo tanto leggere ma che non trovavo. Finalmente, eccolo qui, uno di questi, leggetelo, mi raccomando, War Bodies. Non so cosa io abbia detto, se sia stata, cioè se abbia parlato italiano oppure se abbia praticato un altro tipo di linguaggio praticato, non va neanche bene come verbo, però pazienza, oramai sono alla fine e oramai non la registro di nuovo questa video recensione, perché è più spontanea di così, non può venire fuori. Vi mando tanti baci, vi auguro come sempre di fare tante buone letture, noi ci vediamo alla prossima, che spero sia presto. Ciao a tutti amici della vostra Rita Book, è tutto, ciao ciao!